Boing. Boing. Ci sono le fate dei mari, le fatine dei fiumi, le fatine delle fonti d'acqua. Che le fate delle baracche allora dipingano per te sogni dolci per farti dormire. Che cosa ci fa lei qua? Sono venuto a parlarti. Shh, parli piano che la bimba dorme. Va bene. E poi sono venuto a cercarti perché non voglio che dormi in giro. Non è un suo problema, me ne sono andata con la bimba e non tornerò e non l'abbandonerò. Per un momento solo, per una volta poi. Scusi. Continui a credere alle fate, Flora? Sì. Sono buonissime le fate, sa? Si è rasato. Sì. Non voglio una barba che punge quando do un bacio. Ya si será juntos por fin. Ya si será para los dos. Ya si será un gran amor. Ya si será. Per quale motivo te ne sei andata? Mi ha cacciata lei. No, io non ti ho cacciata. Sì, tu sei andata via perché non intendevo di restare. No, non è vero, è che tu mi avevi detto che avresti sistemato le cose. Le cose non si sistemano andando via. Ma non si aggiustano neanche impuntandosi come un mulo. Io non intestardisco mai. Che la bimba dorme. Non possiamo andare a parlare da un'altra parte. Vediamo, mi faccia pensare. Il salotto è occupato, la stanza degli ospiti la stanno tappezzando e il soggiorno... Che testona che sei. Vieni, andiamo in strada. Non sai che hanno fatto i ragazzi per farti tornare. Hanno riempito il salotto di cartelloni facendo una confusione dell'altro mondo. E poi hanno fatto quello che più odio nelle feste. Hanno cominciato ad urlare senza nessun controllo. Lo hanno fatto per me, allora non mi hanno dimenticata. Cosa? No, mi capisco da sola, sono fantastici! Sono fantastici e incontrollabili, ecco che sono. Non so cosa tu gli abbia fatto, ma ti vogliono molto bene. E hanno realmente bisogno che tu torni. Io anche. Sì, anche a me mancano tanto. Tutti mi mancano molto. Ho pensato molto alla situazione di Roberta e credo che potremmo trovare una soluzione. Davvero? Quale? Sì, sono disposto a mandarla in collegio e a farmi carico dei suoi studi. Sul serio? Ah, che meraviglia! Potrebbe dormire con Maya nella sua stanzetta. È grandioso e fantastico. No, dovrà restare a dormire in collegio, è la regola. Come? Ah, ma che bello! Una bimba senza un briciolo di affetto rinchiusa come un animale in gabbia. È venuto in mente a lei o l'ha aiutata qualcuno? Non ci posso credere. C'è un regolamento, ne esiste un'assistenza, Florencia. Non è un cane che cammina per strada che uno passa e se lo porta via. Ben detto, quindi non essendo un cane non possiamo rinchiuderla in un canile come se fossimo dei padroni che vanno in vacanza e non vogliono avere fastidio. È incredibile. Sei impossibile. Testarda. Cocciuta. Sei... Che litigioso! Orco dal cuore di pietra con o senza la barba! Senti, adesso ecco che basta, cos'è. Io sono venuto qui con buoni propositi e... Torni o non torni? Io senza Roberta non oltrepasso la porta. No, venga sì. Qui, le devo ridare le chiavi di casa sua. Così la potrà dare alla prossima di turno, che sicuramente non la sopporterà per troppo tempo. Non la trovo! Dove diavolo l'ho come finita? Non la trovi? Mi stai dicendo che hai perso la chiave di casa mia? No, non l'ho persa, l'ho dimenticata da Titina. Ma domani gliela porto, domani l'avrà. Sì, puntuale. Sarò puntuale, tranquillo. Perché non si radi i peli del suo cuore? Sono quelli che pungono, non quelli sulla faccia. Brutto capoccione sbarbato. Hey!
finita! A Federica arrivare con Flor a minuti! E vai! Sì! Vuoi alzare cartelli, balli e musica? Ora adesso, raus! Sì, sì, sbrighiamoci, ragazzi, raus. Che il tempo vola! Ma... Schnell! Si può sapere perché hai fatto quello che hai fatto? Io? Che ho fatto? Non fare la commedia, mi hai dato un bacio. Ti ho dato il bacio che tu mi hai dato l'altro giorno, te l'ho restituito. Non fare lo sciocco, non ti viene bene, sai? Lo sciocco io? Sì, lo sciocco. Oh, ma tu guarda, tu sei l'isterica e io sarei lo sciocco? Che cosa ti ha detto lo stupidotto? Imbecille, vorrei dire! Oh, ma perché lo tratti così? Se tu non ci vai d'accordo, ci provo io, non me lo faccio scappare! È tutto tuo, tesoro, te lo regalo col fiocco, va bene, se vuoi! Ma non gridare! Sì, che grido! Guarda! Sembra andare d'accordo con Nata! No, sono soltanto amici! Nemmeno io! Ho un tale slancio con i miei amici, chiediamo a Clara se c'è qualcosa tra loro! Che me ne importa? Per me può fare quello che vuole, non mi importa un fico secco! Va come bene, va? Niente male, eh? Ci siamo riusciti. Fede sta portando Flor forte. Maya, voglio togliermi il costume, sai dove posso cambiarmi? Vieni con me, così puoi stare tranquilla. Grazie, chiamo Nata, così mi aiuta lei. Ti accompagno io perché lei è occupata, andiamo. Sei molto bella. Grazie. Maya, ci stai guardando, Maya? Quell'imbecille senza cervello. Quale fra tutti? No, perché ce ne sono un bel po' in questa festa. Mi sta divertendo molto. Sofia, amore mio. Tanto. Tu sai che non avevo nessuna intenzione di picchiarti davanti a tutti. Lo sai che odio perdere il controllo. Ma tu non hai limiti, mia cara. Come puoi mancarmi di rispetto in quel modo? Sofia. Sofia, cara. Rispondimi, tesoro! Per favore, sono così stanca. Quella stanza sembra un campo di calcio. Io non capisco perché Federico non abbia chiamato la polizia. No, perché Federico è molto impegnato in altre faccende, mamma. Mi chiedo che cosa stia facendo con la verduraia che ancora non è tornato. E a questa che cosa le succede? Io che cosa ne so? Non reagisce. Mamma mia, avrò esagerato con la mano, quella sberla. L'avrò colpita con l'anello. Mamma, non importa, non importa. Non mi sento bene, non so cosa mi succede. Sarà stata contagiata da lei, che ne so io. Mamma, per piacere. Voglio chiedere a Pedro se mi porta a fare un giro. Dove? Sì. No, 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 tu non esci. Devi prenderti cura di Federico, vita mia. Prenderti cura della famiglia. Mamma. Cosa? Mi prenderò cura di me e ora lasciami in pace. Ma cosa sta succedendo alle mie bambine? E tu rispondimi, Sofia! Ah, che ti succede? Sei posseduta? Cosa ti ho fatto, vita mia? Ah! Salve, cosa prendi? Vorrei un tè molto forte. Dalla faccia che hai, ti consiglio qualcosa di più forte, sì. No, ti ringrazio, sai, ma io non bevo. Allora ti servo soltanto un bicchierino. Che succede? Problemi con le donne? Sì. Ehi, dai, non farne un dramma. Le donne bisogna prenderle con calma, sai? Altrimenti ti fanno impazzire. Sì, lo so, ma io cerco sempre... Quello che non capisco è perché mi interessi tanto questa donna. Ma sai cosa? È finita. È finita, io non ci casco più. Sì, molto bene, così impara. Salute. Salute. Che buoni. Questi me li comprava la mia mamma. Sul serio? Flor, se non hai una casa, dove andrai? Neanche tu hai una casa. Beh, ma io ci sono abituata. Ed io mi abituerò, stai tranquilla, Robertina. Perché è venuto? Per... No, per niente. È venuto perché passava da queste parti e... Ti ha chiesto di tornare da sola, vero? Sì. No, non mi ha chiesto quello. E anche se me l'avesse chiesto il presidente, non ti lascerò, Robertina. Sta tranquilla, sul serio. Te lo prometto. Pedro, scusami se ti faccio uscire a quest'ora, ma ho bisogno di distrarmi un po'. Non ci sono problemi, signorina. Pronto? Delfina, sono io, sei già a letto? No.
Com'è andata? No, male, male, male. Non c'è stato modo di convincere quella ragazza a tornare. Oh, ma che peccato. No, nessun peccato. Non ho mai conosciuto una ragazza con la testa più dura della sua. Io te l'avevo detto, però tu non mi ascolti mai, amore mio adorato. Ti chiedo un favore, Delfina. Non dire niente ai ragazzi. Preferisco parlarci io appena arrivo. Non ti preoccupare, non aprirò bocca. Senti, dove sei? Mi sono fermato a bere una cosa. Torno presto. Tu vai già a dormire? No. Vado a prendere un po' d'aria perché ho tutte le urla e i suoni che mi risuonano ancora nella testa. Non ti dispiace se esco da sola, no? No, no. No, per niente, per niente. Per niente, vai tranquilla. Io sto tornando a casa. Ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Ma è mai possibile che non gli importi che esca da sola? Cosa hanno gli uomini che sono così freddi, Pedro? Beh, non tutti sono uguali, signorina. Lo spero. Dove vuole andare? Portami dove vuoi tu. Va bene, allora improvviserò. Non male, è stato divertente. Sì, ma è già finita. È finita la festa, ma che importa? La notte è ancora piccola, possiamo andare da qualche parte, non so... Senti, i miei sono andati fuori. Ti piacerebbe venire da me? Sì, andiamo a casa tua. Andiamo. Perché mi chiedi se i ragazzi del gruppo sono fidanzati? Quale ti interessa in modo particolare? No, no, nessuno! Lo chiedevo perché, dato che sono tutti così uniti... Sì. Posso entrare? Sono Nico. Sì, avanti. Bata, ma che ci fai ancora qui? Mi ha invitato lui a restare. Chiederò a Maya di invitarmi. Clara, se vuoi puoi restare anche tu, tanto i letti avanzano. E visto che ci siamo, possiamo fare qualche gioco di società. Ah, dai, non sarebbe male. Però magari lo chiedo prima a Maya, non vorrei che... Ah, ma c'è un computer. Che fai? Che cosa vuoi fare? No, solo un secondo. Sai, voglio controllare se ho ricevuto qualche email del mio lupo solitario. No, è tardi e io voglio andare a letto. È tardi, no? No, aspetta un attimo. Come tardi? Ma sei appena detto che avremmo giocato... Lasciala controllare, non te lo rompe mica. Ma, scusa, che cosa ci fa una cartella del lupo solitario nel tuo computer? No, il mio amore senza la barba, quanto è bello. È carino. Robertina, io... Flor, sono andata via perché non voglio più complicarti la vita. Grazie di tutto. Ti voglio bene. Roberta. Roberta. Nico, dimmi una volta per tutte perché hai quella cartella del lupo solitario nel tuo computer. Dai, Nico, parla. Ma voi per caso siete della polizia? Per favore, basta con queste domande. No, è tutto a posto, Bata. Clara ha il diritto di sapere la verità, te lo dico. Beh, ho quella cartella perché stavo cercando dei dati in internet. Ecco, è per questo. Per farne che? Perché voglio sapere chi è quel tizio. Perché mi preoccupa che tu chatti con uno sconosciuto. Soltanto per questo. Di solito si chatta con uno sconosciuto. Cosa c'è di strano? Perché potrebbe essere uno psicopatico, un depravato sessuale o... Avete visto quanti pericoli ci sono oggi per strada? Furti, sequestri. Bene, ok, ragazzi. Credo abbiate visto troppi film. Questa cosa non c'entra niente. Ora... Capisco perché Maya dice che sei apprensivo. Beh, scusami. Non ti volevo importunare. Volevo solo proteggerti, nient'altro. Va bene. Va bene, grazie. Magari... Non chatterò più con questo pazzo. Mi piace molto avere un fratellino adottivo. Andiamo? A posto? Sì, a posto. Grazie, Nata. Mi spieghi perché vuoi fare ingelosire quella mina vagante? Perché è un'isterica. Per questo, solo per questo. Vediamo come reagisce. Sì, perché è un'isterica. Non mi devi mentire, perché ti conosco. Guardami faccia. Ti piace? A te non posso mentire. Sai che è così. Sì, sì, mi piace. Ma prima devo calmarla. Poi vediamo che succede. Deve diventare un agnellino. No. Non dirmi che resti a dormire a casa di quei ragazzi ricchi. Ah, che peccato che non mi hai avvisata, Bata. Come perché? Perché potevo dire a Flor di venire a dormire qui con la bambina. Che maleducato, mi ha attaccato. Ciao. Cosa fai qui, vita mia? No! Oh, quasi mi fai morire. E dimmi, mi ha appena raccontato Bata che il biondino ti è venuto a trovare. Sì,
è venuto a trovarmi e voleva mettere in collegio Robertina. Ti pare possibile? È terribile. La bimba ora è scappata dai, e non la trovo. Dai, calmati. Non posso calmarmi. Non sai come mi guardava con quegli occhioni. La bambina? No, il biondino. Con gli occhi dolci, pieni di amore per me. E per un attimo sai che cosa ho pensato? Cosa? Che forse non gli ero indifferente. Non mi dire. Sì. E che è successo quando ti sei accorta che non gli eri indifferente? È accaduto che ha cominciato a fare il signore. Qui comando io e abbiamo iniziato a litigare. Abbiamo litigato e poi niente, basta. È finita così. È spaventoso, vado a cercare Roberta. Non posso non pensare a lei, non posso non pensare a lui. Non posso non pensare a nessuno. D'accordo, amore Ciao. Mio. Ah, ti ho detto della rasatura? Non dirmi che una bambina così piccola no, già si depila. No, il biondino, si è rasato. Ah, il biondino. Si è fatto la barba, è così carino. E poi lo sai che ha detto? Mi ha fatto una ramanzina, mi ha detto che sono un irresponsabile, che non so che cosa sulle chiavi e gliele faccio ingoiare le chiavi. Non l'avrà detto per la bambina, l'avrà detto per il biondino. Per il biondino l'hai detto? Oh. Sofia, amoruccio mio, ti senti bene? Che cos'hai, vita mia? Sono mammina, non mi riconosci? Stupida, sei stupida! Oh, non mi riconosci, santo cielo! Ciao, guardate cosa ho portato per continuare la festa. La festa è finita, Sofia. Ah, e non vi va di giocare a dadi o con le carte? Cosa? Ma che dadi? Tu non fai parte del gruppo, perché non te ne vai? Dobbiamo parlare Aspetta di cose nostre. Aspetta un attimo, perché la tratti così? Lei ci ha straaiutati con la festa. Tu che sei il padrone della stanza, perché ne la cacci via? Non la caccerai via perché te lo chiede Valentina. Non ti preoccupare, posso anche fare un solitario. No, me ne tu resti qui, d'accordo? Sì, sì, resta, resta. Perché la tratti in questo modo? Che problema hai con lei? Finalmente sei arrivata, dov'eri sparita? Che ti importa il picciolo, sempre a fare domande. Perlomeno so che la verduraia non tornerà a casa e questa è davvero una bella notizia. Sono stufa che Federico mi trascuri, quasi non si accorge di me. È il mio fidanzato, ma in quella casa io non conto niente, anzi, meno di niente. Se io avessi una ragazza come lei, non la lascerei mai da sola. Sì. Oh, Mattias, questa moderna gioventù mettere nervoso. No, dai, non esagerare, Greta. No, esagera. Pompe di seconda guerra a rompere meno che ragazzi. È arrivata, Flor? No, ancora no, ma tu forza ora andare a letto che domani ti fai andare a scuola. No, no, io domani non devo entrare presto. Tu devi dormire, se no poi stanco tutto il giorno. No, no, io voglio aspettare Fede e Flor. No, adesso andiamo a letto e quando Flor arriverà verrà a darti un bacio. Sì, andiamo a dormire. Io voglio aspettarla. Quanto è buia questa casa. Mi chiedo perché bevo. E se poi non reggo l'alcol e mi riduco così. Che triste è la casa senza di te, dolce Flora. Chi è? Lei ed io dobbiamo parlare. Ti dispiace che mi sia autoinvitata a casa tua, vedi io... No, ti ho già detto di no, Clara. E allora perché hai quella faccia? Perché non mando giù il tradimento. Io ti capisco, però devi cercare di tranquillizzarti con questa storia. Che cosa capisci? Io so perché sei arrivata a quest'ora. Di sicuro sei stata con Gonzalo che ti ha mentito ancora. No, Clara, il bugiardo e traditore è faccia. E anche quella che Giulia va di nata. No, aspetta un momento, che cosa stai dicendo? Tu non sai che sono usciti insieme? Ma che cosa dici? Sono soltanto amici, vanno sì, d'accordo. Sì, ti dico di sì. Ed io ti dico di no. Se stessero insieme, io sarei la Va prima bene, a saperlo. Va bene, pensala come vuoi. Tanto non me ne importa niente. Ah. Flor non ha nessuna colpa. Io mi sono intromessa nella sua vita. Mm-hmm. Ma non si preoccupi. Andrò via.
squisito al gol disturbo. Sì, ma prima di andare via, beviti il latte, altrimenti perché l'ho riscaldato? Bene, d'accordo. Berrò il latte, anche se questo è strato di panna. Ma lei mi deve promettere che andrà a cercare Flor e che non permetterà mai più che vada via da questa casa. Dimmi una cosa. Tu vuoi molto bene a Flor, no? Sì. Come potrei non volerle bene? È così buona. E poi? Ha un grande cuore, no? Sì, ha un grande cuore. E sai una cosa? Un segreto. Tra me e te. Anche io le voglio tanto bene. Ma tanto, 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 tanto. Ma dimmi, com'è possibile che uno possa volere bene a qualcuno in così poco tempo? E tu, piccina, mi sai dare una risposta? No, non lo so. Lo sapevo che nessuno... Sapevo che nessuno avrebbe potuto rispondere a questa domanda. Bene, vado a cercare un cuscino così può stare più comodo. Non si muova da qui, E dove dovrei andare? Dove potrei andare? Ma dove volete che vada senza la mia Flora? È così testarda. Ma perché è così testarda? Signor Federico? Perché? Perché? Sono venuta a cercare Robertina, non la trovo da nessuna parte. È qui? Si sente bene? Perché sei così, così, così bella? Sto sognando o è ubriaco? No, no. No? Non sono stato così lucido in tutta la mia vita. Piccola mia bella. Cosa vuole? Flor, 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 Flor. Perché mi piace così tanto pronunciare il tuo nome? Non è che dopo se ne pentirà? No. Beh, allora neanche io. Aspetta. Perché ti muovi tanto? No, io non mi sto muovendo. Cosa stavi per fare? Fai quello che stavi per fare. Ecco il cuscino. Signor Federico, Roberta, che cosa ci fai? Sono scappata per farti lavorare, non c'era bisogno di picchiarlo. Ma come potrei picchiare il mio principe azzurro? Forza, porta l'acqua, signor Federico! Federico, che è successo? Non so da dove iniziare. Che stai facendo, nano depravato? Sei impazzito! Non mi sgridare! Come puoi spiare tua sorella? Sei fuori di testa! No, no, non c'entra mia sorella! Quella che sta facendo la doccia è Clara! Quel gioiellino! Quando sarò cresciuto, sperando che non si riempia di rughe, magari, magari la sposo! Mi sposo con lei! Non ti hanno insegnato che spiare le ragazze che sono in bagno è una brutta cosa! È meglio per te che io non ti riveda qui! Va subito a dormire, capito? Su, vai! Vattene via! Non mi spingere! Muoviti, vattene via! Oltre ad essere un guardone, è anche sudicio. Sei un depravato, Nicholas! Bene, funziona tutto. Credevo si fosse rotta, mi sono spaventato. Sai, costano, eh? Bata. Che c'è? Stai ancora male per la storia di tuo padre? Sì, credo di sì. Non lo so, non mi va di parlarne. Io invece sto male per mia madre. Perlomeno tuo padre è un uomo ed è libero. Mia madre è una donna, capisci? E poi è appena diventata vedova. Cosa pensi di fare? Eh? Dico cosa pensi di fare, perché se vuoi possiamo parlarne. No, non voglio parlarne. Che facciano ciò che vogliono. Ormai il gioco è fatto. E allora perché stai così? Perché mi ero illuso. Credevo che saremmo stati di nuovo una famiglia. Tutti e tre insieme. Ma non sarà così. Non sono come te, non posso restare tranquilla. Quello che ha fatto mia madre è immorale. Non è da donna, non sta bene, capisci? Non posso essere tranquilla. Comunque grazie, perché mi ha fatto bene parlare con te. È come se mi avessi aperto gli occhi. Davvero? Sì. Ti ringrazio. Guarda come dorme. Dimmi tu se non sembra un'angioletta. Sì. E lei come sta?
Bene. Dimmi, Flora, perché sei così, così, così bella? Perché non prende il suo caffè e se ne va a letto? No, perché ti ho mentito. In realtà ti ho mentito, non mi sento tanto bene. Si sente male? Vuole una bacinella per dare di stomaco? Che spiritosa che sei. Sei davvero ho spiritosa. Ho trovato la borsa di ghiaccio. Come ti senti? Come un ragazzino. Sei un ragazzino, lo sai che non devi bere, che ti fa male. Andiamo, ti porto a letto, dai. No, faccio da solo, ce la faccio. Ascoltami bene. D'ora in poi... questa bambina. E tu? Restate in questa casa. Sul serio? Assolutamente. No! Andiamo a dormire. Come sono andiamo. Contenta, resteremo qui. Oh, sì, bello, bello. Possiamo andare a dormire ora. Dove? Andiamo a letto ora, domani festeggeremo. Andiamo! È davvero incredibile come d'ora in poi potrebbe cambiare tutto, non credi? Sì, ha ragione. Che stupido. Volevo ringraziarti di non aver detto niente a Federico del braccialetto perduto. Non ce n'era bisogno, io non mi intrometto in cose che non mi riguardano. Dove stiamo andando? Dove vuoi. Comandi tu. Va bene. Ascolti, signorina. No, Delfina, e dammi del tu, per favore, se vuoi. Ascolta, Delfina, io so chi conduce questo gioco. Quindi chiariamo subito le cose, è possibile? Ah, credevo che fosse già tutto chiaro. Come i tuoi occhi. Sai di avere degli occhi bellissimi. E tu sai che muoio dalla voglia di baciarti. Ma come si è fatto tardi, non credi? Riportami a casa. Ti aiuto a metterti a letto o ce la fai? No, ce la faccio da allora solo. Vai e fa sogni d'oro. Quello stupido di Nicholas mi ha rovinato lo show. Non sai che portento, Clara. Dai, sta zitto, nano spione. Sei soltanto un pupo in fascia e niente. Parli di così più. Perché sei invidioso. Dai, su. Buongiorno, bambini. Che cosa fare in piedi così presto? Oggi più tardi vuoi dover andare a scuola per imparare cose nuove. Hai visto Flor? È tornata? No, bambini. Da quando essermi alzata a non vedere Flor. Ma non è possibile! Federico aveva detto, aveva promesso di riportarla. Buongiorno. Curioso, tutti i persone in questa casa si alza molto presto oggi. Non volevo restare a letto un solo secondo in più. Sembra che oggi... sarà una splendida giornata. Che cosa vi succede? È che non sappiamo se Flor torna o no. Ah, è solo per questo. Io lo so. Quella cinesina non è tornata e non tornerà mai più. Zitta, bella, questo è quello che vorresti tu. No, Tommy, no. Questo è ciò che mi ha detto tuo fratello Federico quando mi ha chiamata ieri sera. E poi era così, ma così arrabbiato con quella ragazza che non credo la voglia rivedere mai più. Ah! E sì, sarà davvero una splendida giornata! Allora, Maya, quanto continuerai ancora con questa fantasia? Ma non è una fantasia, Clara! E come fai ad essere così certa? Perché li ho visti. Li hai visti? Sì, non è che li abbia visti proprio tanto bene, però... li ho seguiti perché mi era sembrato che tra di loro ci fosse qualcosa. E davanti a casa di Nata si sono baciati. Non può essere. Ti dico di sì, tu non lo sai, ma è così, è così. No, non è possibile che non mi abbia detto niente Nata. Anch'io quella potevo non raccontarti niente, no? No, è un egoista. Sì, e va avanti. Scusate, sto andando via perché devo andare al lavoro. Tu vieni con me, Clara? Fai colazione con me, ti va? Sì. Resta per colazione. Che fortuna. Ciao, allora. Ciao, ciao. Ti giuro che quello che mi hai detto mi lascia di sasso. Non posso credere che non mi abbia detto niente. Buongiorno. E tu continui pure. Sono sicura che saresti voluto entrare no, per vedermi nuda. No, la porta era aperta. Porta così aperta. Sono entrato. Ti ho visto che mi stavi spiando dalla serratura. Cosa? L'hai no, spiata? No, io non l'ho spiata. L'hai spiata? No. Sei un depravato. No. Sì, sei no, no, sei un demente. No, sei un attimo, Clara, lascia sei che ti spieghi. No, uno stupido, Nicolas. Ma no, Maya. E ora che Federico finalmente è rinsavito, molte cose presto cambieranno in questa casa. Quello che è successo con la zoticona? Bite con cosa?
con la verduraia. Bene, è il primo passo per fare una profonda pulizia delle abitudini di questa casa. Non la sopporto più. Dobbiamo escogitare qualche piano per far tornare Flora. Sì, ma quale? Imparatela bene. Perché Federico non è un burattino che potete manovrare come volete. Vi è ti giuro chiaro? Che non ti stavo spiando ieri notte, Clara. Ti ho visto, carino. È stato un incidente, io non sono di quelli. Dov'è Flor? Flor non tornerà più qui. Allora, che cosa vi ho appena detto? Buongiorno. Flor, come stai? Ciao. 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 Che cosa ci fa lei qui? Fede mi aveva detto che non saresti tornata. Federico è un burlone. Ah, sì, che burlone che è. Meno male che sei tornata, Flor, davvero. La cosa più bella, ragazzi, è che non sono tornata da sola. Ciao, Robertina. Ciao, Roberta. Ciao, Roberta. Federico. Federico, ti vuoi svegliare? No, non gridare, Delfina, no. Grido quanto mi pare, sveglia. Sveglia. No, non lasciami in pace. Santo cielo, che cos'è questa confusione? Mamma, perché sei nel letto del mio fidanzato? Oh, buongiorno, Federica, hai dormito bene, caro? Sì, e tu? Mi fa molto piacere. Ti giuro, cara Delfina, che non è... Sai che voglio dire, è solamente colpa di Sofia. Aveva uno strano modo di fare, così strano che mi ha spaventata, così mi sono distesa per riposarmi un attimo. Dici un attimo? Ma è mattino, mamma. Beh, va bene, non pensavo di dormire qui tutta la notte, ma se ti sdrai, sprofondi nel sonno, è meraviglioso. Non è come il letto di là, nella stanza degli ospiti, è davvero uno schifo quello. Ma la potevi anche avvisare, per favore. Sì, ho cercato di farlo, ti ho aspettato sveglia ore e ore, ma hai tardato tanto ad arrivare, no, mio caro. No, ero andato a prendere un bicchierino. Perché mi hai fatto questo? Cosa? Perché mi hai mentito? Perché mi tratti come se fossi una stupida? Perché ti sei fatto la barba? Delfina, non urlare. Tua madre ti ha già spiegato che si è trattato di uno sbaglio. Non mi riferisco a mia madre. Ti parlo di quella ragazza. Cosa ci fa di nuovo in questa casa? Cosa? È tornata la verduraia? Sì. Oh, che orrore. È tornata. E io sono rimasta come una stupida davanti ai ragazzi. Mi stai dicendo che Florenza è di nuovo qui in casa? Per piacere, non fare l'ingenuo, non ti viene bene. Ma se l'hai portata tu stesso, lei è quella povera piccolina! Che? Chi? E togliti quella schifezza dal viso! Che cosa? Mi farà impazzire, mamma! Mi farà impazzire! Ti rendi conto che ogni volta che deve scegliere tra lei e me, sceglie ma lei! Ma dai! Ora gli dico un paio di cosette! No, non ci pensare proprio, cara! Nessun passo falso! Quello che devi fare ora, amore mio, è riconquistarlo, mi hai capito? Ma non con questa faccia acida che hai. Tu devi cercare di essere il più amorevole possibile. Non sono in vena di essere amorevole in questo momento. Quello che non puoi permetterti di perdere è Federico. Rinsavisci, amore mio. Nessun uomo si sposerebbe con una donna che brontola, oh no? E tu ultimamente hai una faccia molto imbronciata. Intesi? Hai ragione. Quella era Sofia. Ma cos'è successo? È guarita di colpo? No, Robertino, su, ripetimi ogni singola parola che ti ha detto e anche con quale voce. Ma sei sorda? Allora, ieri notte Federico mi ha detto che ti vuole bene, te l'ho detto 100 volte. Sì, lo so, ma dato che era mezzo ubriaco ho la sensazione che... È proprio per questo. L'ha detto così senza pensarci, capisci? Gli è uscito dal cuore. No, Robertina, e a me ha detto Florbella, quanto mi piace dire il tuo nome. E mi guardava in quel modo... Sto per esplodere dalla gioia, no? Non posso crederci. Chi è? Flora, sono io, Federico, possiamo parlare? Sto infilando i pantaloni. No. Va bene, ma dopo mi piacerebbe scambiare 4 parole con te, Flor. Oddio, vuole parlare con me? Certo che sei stupida, Flor. Io mi sarei nascosta nell'armadio e tu con Federico potevi parlare d'amore. No, ho una dichiarazione d'amore. Ha che una succede? Dichiarazione importante del principe azzurro. Non posso presentarmi così, in questo stato. Devo essere bellissima, devo sembrare una regina. Devo smettere di essere Flor e diventare una principessa. E io ti aiuterò, Flor. Cosa ci fai, Flor? Fede aveva detto che non saresti tornata. Sembrava che stesse per esplodere. No, la parte migliore è stata quando è entrata Roberta. Quella è stata la peggiore. Come? Maya, vieni. Che c'è? Mi potresti prestare qualche bel vestito per Flor? Sì, ma a cosa serve? Non posso dirtelo, ma puoi o no? Dimmelo.
Bene, ascolta. Io adesso esco con Nicholas. Tu vai nella mia stanza e prendi quello che vuoi, ma non fare confusione, eh? Andiamo, Nicholas. Sì, sì, andiamo. Ciao a tutti. Salve. Ciao. Buongiorno, gente. Oh, buongiorno, Mattias. Che bei fiori. Belli, vero? Sono per dare il benvenuto a Flor e speriamo che questa volta sia definitivamente... Quello volere tutti in questa Posso casa. Posso dargliele io? No, scusa, ma voglio avere io questo onore. Dove sta? In stanza, con Roberta. Vado. Ah, ma aspettare, perché prima io servire buon caffè per lei, ah? Sedere. Sì. Grazie. Qual è il problema? Guarda, il problema è la zampa del divano. Mi sembra che... Si muove. Sì. Tu lo sapresti aggiustare? Sì, sì, come no. Grazie. Sei occupato? No, ma non ho voglia di continuare a discutere. Anche io. Volevo dirti che sebbene io sia stata male, se tu hai deciso che questa ragazza deve tornare a casa, vuol dire che è la cosa migliore per tutti, bene, soprattutto per i bambini. Sarò sincero con te. Non ricordo niente di quello che ho detto ieri sera. Beh, non importa. Io sarò sempre dalla tua parte, lo sai? Sì? Signore, aveva ragione. Era solo allentata. Bastava riavitarla. Allora ti lascio. Sì. Ai tuoi lavori. Ti ho detto che ti amo da impazzire. Sì, me lo hai già detto. Ma ora vado a parlare con Florencia e con la bambina che ha portato. Ehi! Sofia, amore, mamma ti ha portato della frutta, così mangi qualcosa. Oh, non ringhiare così, piccola. Beh, quando starai meglio, mangerai la frutta. Oh! Sapevo che era tutta una scena per mortificarmi. Sciocca, per quanto tempo credi che mi avresti ingannata? Veramente quello che volevo fare io? Chiudi quella bocca, te l'ho già detto, non pensare. Pronto? Saldivar, mio caro, come va? Ancora con la storia di Margherita Valente e di sua figlia. L'avevo avvertita, Saldivar. Più lontane le teneva, meglio era. Non mi dà mai retta, Saldivar, lo fa apposta allora. Allora, come sto? Sembri una dea, Flor, la più bella del reame. Ah, grazie. Si accorgerà Federico che questi vestiti sono di Maya? No, ma che dici? No. Gli uomini non fanno caso a certe cose, no. E tu che ne sai? Io so tante cose, tante cose. Ah, sì? Ora vieni qui che ti aggiusto i capelli. Bene, fai pure. Sono così emozionata dopo quello che è successo con Federico ieri sera. Aspetta, aspetta, che stai facendo? Florencia lì dentro. Sì, ma si sta cambiando. Che sono questi fiori? Questi fiori, niente, sono... Beh, sono un modo per dirle che siamo tutti molto contenti che lei sia tornata, ecco. Perché non lasci qui questi fiori? Voglio parlare con te. Che cosa è successo? No, qui no, qui no. Andiamo di là, forza. C'è qualcuno? Di là. Che cos'è? Guarda! Sono fiori del mio principe. Ah! Senti, Flor. Va a cercarlo. Ormai è tuo, eh? Non c'è molto da capire. Io ti detto e tu scrivi. Io non volevo avere problemi, Fraulein Sofia. Ma quali problemi? È uno scherzo della serie. Ah, una burla. Tu scrivi che io ti detto. Good. Dettare me. Signora Malala. Dunque, signora Salve. Malala. Salve! Sei bellissima. Oh, sei carina. Andare a una festa? Io? No. Mi sono messa la prima cosa che ho trovato nell'armadio. Sto bene? Certo, sembri fidanzata o che a breve lo sarai o che ti piace qualcuno. Ah. Avanti, Sofia. Dov'è il signor Federico? È passato appena da qui. Venire in tua stanza, ma ora non sapere. Ah, bene. Con permesso? Ciao. Ciao. Dai. Su, avanti, signora Malala. Perché non mi hai detto niente? Sono la tua migliore amica o no? Avanti, Clara, non fare così. Beh, allora come dovrei fare, Lata? Aspetta un attimo, ti posso spiegare. Dai, spiegami perché non mi avete detto che uscivate insieme. Beh, perché... Perché? Lo
non lo so. Non lo so perché. Lo so io perché. Perché tu e lei, che era la mia migliore amica, siete due egoisti. Aspetta, non andare via. Lasciami in pace, noioso. Non vi vergognate neanche un po' voi due? Rubare è vergognoso. Ma anche fare quello che hai fatto tu. Che c'è, ti vuoi baciare anche con Clara, eh? Perché tu lo sappia, il tuo ragazzo per non sbagliarsi le bacia tutte. Beh, Maya si è offesa, no? E io ho litigato con la mia migliore amica. Che cos'ha, Greta? Nein, Frau Mala Mala. Ohia, le ho già detto che manca una sillaba. La. La. La mala. E arrivare questo per lei. Cos'è questa? Una lettera? Una strana sembra... lettera, no? Senza niente, senza mittente, senza francobollo. Ma chi gliel'ha data? Io ho trovata sotto porta di casa e portata qui di corsa. Bene. Cosa fa l'impalata? Perché non se ne va? È tutto, grazie per la lettera. Con permesso, signora Mala, là. Forse è un invito di compleanno, vediamo. Sono molto più vicina di quello che tu immagini. Margarita Valente. Ma che significa? Mattias, lo so che me lo hai detto già 20 volte, ma ti chiedo di ripetermi ancora una volta quello che ho detto a Florencia ieri sera. Va bene, è la 30ª volta che te lo dico, ascoltami bene. Le hai chiesto di restare a casa come prima, a lei e alla bambina. Questo le hai detto. Ora, se la tua paura è che Flor si sia approfittata del tuo stato per avere il tuo permesso, ti sbagli di grosso. Flor non ha detto una sola parola, sei tu che lo hai detto. Sì, lo so, ma non è che non mi fidi di lei... Ma deve essere successa qualche altra cosa, Mattias. Ma perché dici questo? Perché ad un certo punto ha detto qualcosa che... mi ha spiazzato. Guarda, io non ho capito niente di quello che sta succedendo, ma c'è una cosa che mi è molto chiara. Cosa? Che tu sei molto coinvolto da lei. Ma cosa dici? Sei matto? È una ragazza meravigliosa, adorabile, ma come può piacermi, Florencia? Ma fammi il favore. De lluvia en mi ventana. Sé que todo será igual. No cambiará mañana. El sol volverá a salir. La luna será más blanca. El río será más río. No caerán las montañas. Porque me quedo muda, prendida en tu mirada. Sin ti ya no hay más nada, porque no existe nada, ni príncipes ni sueños, porque todo es mentira. Zoe, tra poco su Boing. Vieni avanti, prego. Salve.